Buongiorno, sono la dottoressa Martina Margaret, endoscopista operativa presso il Policlinico Universitario Campus Biomedico di Roma. Da alcuni anni collaboro con il gruppo HCIR per un progetto di screening per il tumore del colon retto. E il progetto di screening per il tumore del colon retto nasce dalla necessità di riprendere le redini nei confronti di una patologia tumorale importante. Il tumore del colon è un tumore che rappresenta la seconda causa di morte sia nel sesso maschile che nel sesso femminile ed è un tumore per il quale è possibile eseguire dei test di screening che consentano la diagnosi precoce, ovvero di individuarlo quando è ancora operabile o ancora meglio di individuare le lesioni precoci, cioè le lesioni che nel corso degli anni poi diventano un tumore. Dobbiamo purtroppo considerare che la pandemia che stiamo conoscendo ha drammaticamente ridotto l'adesione ai test di screening, aumentando in maniera esponenziale l'incidenza di questo tumore. Per cui è di fondamentale importanza ritornare a capire che è importante prevenire mediante test che poi sono anche molto banali. Nel caso del tumore del colon retto, il test di prevenzione è il famoso test di ricerca del sangue occulto fecale, test che di per sé si compra banalmente in farmacia, che consiste nella raccolta di un campione fecale che viene portato a analizzare e all'interno del campione si va a ricercare la presenza microscopica di sangue nelle feci. Questo vuol dire che non necessariamente il paziente ad occhio nudo il sangue lo vede all'interno delle feci. Questo test poi può dare una risposta che può essere una risposta positiva, ovvero di presenza di sangue nelle feci, o negativa. Qual è il vantaggio di eseguire questo screening qui al gruppo HCIR? È che il test viene eseguito come ovunque, ma viene consegnato alla presenza di uno specialista, che quindi è in grado di contestualizzare la risposta. Esiste infatti la possibilità che il paziente esegua il test, che il test venga negativo e che quindi pensi in autonomia che non c'è necessità di proseguire lungo il percorso di screening. Non è purtroppo così. In primis perché esistono i cosiddetti falsi negativi. Il falso negativo è il paziente che al test viene negativo, ma in realtà può avere già di per sé una lesione precancerosa, perché purtroppo alcune lesioni precancerose non necessariamente sanguinano. E quindi questo vi consente di capire quanto è fondamentale eseguire questo tipo di screening presso un gruppo che ha messo in considerazione l'idea di abbinare al test di screening per questo tumore anche una visita specialistica. Eseguita la visita specialistica, il paziente viene poi indirizzato al successivo iter, che può essere quella l'esecuzione o della sola colonoscopia o in aggiunta anche di esami endoscopici o anche esami radiologici aggiuntivi, proprio perché lo specialista è in grado, attraverso un'attenta anamnesi del paziente, di contestualizzare la risposta al test del sangue occulto fecale. Laddove al paziente venisse appunto prescritta la successiva esecuzione di esami endoscopici, entro in gioco io come endoscopista. Gli esami endoscopici sono esami che il paziente esegue in sedazione profonda, quindi dormendo senza sentir nulla. Si utilizzano delle telecamere dedicate che sono in grado di visualizzare la mucosa interna del colon in primis, ma anche dello stomaco, se appunto lo specialista dovesse ritenere necessario aggiungere anche questo tipo di esame nell'ambito, ad esempio, di una risposta positiva ma anche negativa al sangue occulto fecale. Una volta eseguiti questi esami, il paziente ottiene nell'arco della stessa giornata la risposta, quindi già in grado la giornata stessa degli esami endoscopici di avere una risposta che può essere una risposta completamente negativa o magari una risposta affermativa, nel senso che sono state trovate le lesioni polipoidi, che sono le cosiddette lesioni precancerose. Considerate che tutti i polipi evidenziati in corso di colonoscopia possono essere asportati ed asportare una lesione precancerosa vuol dire toglierci dal rischio di sviluppare un tumore. Quindi lo scopo di qualsiasi prevenzione è sicuramente fare una diagnosi precoce, ovvero diagnosticare il tumore quando è ancora operabile. Lo scopo forse del nostro percorso qui con il gruppo HCIR è quello di non arrivarci proprio al tumore, quindi di contestualizzare il test del sangue occulto fecale al paziente, calibrando anche un'ipotetica risposta negativa che invece potrebbe richiedere di andare avanti nello screening. Concludo quindi dicendo
E ricordandovi che la peggiore prevenzione è appunto non eseguire nessun tipo di controllo. Arrivederci, a presto.